Il diabete di tipo 1 è una malattia che non guarisce e che richiede come terapia invariabilmente l'insulina somministrata sotto forma di iniezioni multiple almeno 4 tutti i giorni per tutta la vita. È chiamata anche diabete infantile o diabete giovanile per sottolineare come siano proprio i bambini, anche i più piccoli, e gli adolescenti e i giovani ad essere colpiti. Oltretutto è una malattia di cui non conosciamo la causa, conosciamo i meccanismi, sappiamo cioè che è una malattia autoimmune in cui i globuli bianchi, gli anticorpi e altre sostanze del sistema immunitario colpiscono e distruggono le cellule che all'interno del pancreas producono l'insulina. L'insulina come conseguenza viene a mancare e da quel punto in avanti non può che essere somministrata per via iniettiva. Ma la terapia insulinica è la terapia più difficile che esista in medicina. Occorre che sia regolata in base all'andamento della glicemia, cioè della concentrazione dello zucchero nel sangue. I progressi degli ultimi anni sono stati straordinari. Oggi noi curiamo le persone col diabete di tipo 1 molto meglio che in passato. Ma alla guarigione non ci siamo ancora e questo non potrà che provenire dagli avanzamenti della ricerca scientifica. Parlo per esempio delle terapie sostitutive rappresentate dal trapianto di isole e da tutta la linea di ricerca sulle cellule staminali, ma ancora parliamo di terapie e di approcci che sono sperimentali. Le nuove tecnologie applicate al diabete rappresentano forse l'avanzamento più vistoso e più tangibile che abbiamo avuto nel campo del trattamento del diabete. L'obiettivo della terapia del diabete è quello di tenere sotto controllo la glicemia e lo strumento fondamentale per tenere sotto controllo la glicemia è l'insulina. Avere due strumenti tecnologicamente avanzati e integrabili tra di loro, e cioè la pompa che eroga l'insulina e il sensore che misura il glucosio, ci fa avvicinare al traguardo del cosiddetto pancreas artificiale, un insieme di strumenti che sia in grado di sostituire la funzione endocrino-pancreatica che è andata perduta a causa della malattia. L'obiettivo finale è quello che la persona col diabete possa avere una vita non diversa da una omologa persona che il diabete invece non ce l'ha.